mi chiedevi perché invece venendo alla mia scelta di vita, io come in maniera memorabile scritto a livello teorico e con un saggio importante che Cattiva Maestra Televisione, Karl Popper, come Karl Popper ha sostenuto quanto cattiva maestra sia la televisione, io denuncio e ne denuncio quanto sia invece socialmente pericolosa, cioè è un'assassina la televisione. Io prima vedevo collegato per l'ennesima volta, non so da quale, sia da Vetrana, non so da Taranto, per il processo di Sara Scas, per l'ennesima volta Michele Misseri intervistato. È deleterio, perché ci sono il range, l'età 12-15, quell'età lì si fa influenzare purtroppo dalla televisione. Quindi io sono un pennello, laddove c'è un collegamento televisivo lo decontestualizzo. Quindi questa è in estrema sintesi. Dal 1997 al 2001 ho regalato preservativi in tutte le salse, a cominciare anche a Giovanni Paolo II, Madre Teresa di... Beh, tutte le salse, per dire, ovunque, sia a livello televisivo sia nelle cerimonie pubbliche e religiose, durante anche le ossessioni della sindone di tantissimi anni fa, la bloccai lanciando un mucchio di preservativi. In quel periodo, 1997, quando io ho iniziato, che sono 17 anni di rompimento di scatola ai colleghi televisivi, e in quel momento per me aveva significato mostrare il preservativo e rompere con questo oggetto. Oggi chi non lo utilizza è perché magari è in qualche maniera è una scelta personale sbagliata, perché chi fa sesso non protetto e lo fa come me ed è birichino, quindi lo fa con uomini e donne liberamente, è giusto che lo utilizzi. Quindi oggi chi non lo utilizza, non perché non è ben chiara la sua esistenza, all'epoca invece secondo me era giusto sottolinearlo. Poi c'è stato il Paolini molto invasivo, quando io ho urlato in più di un'occasione, ho l'occhio su Rai News, perché se comincia il collegamento sono pronto a fare capocella, quindi scusare che forse fra poco si collega, quindi devo andare, magari mi segui, fai dietro le quinte del collegamento televisivo, non so se si collega, forse sì, forse no. Quindi c'è stato un periodo in cui dal 2002 al 2010 io sono stato molto invasivo con i telegiornali, Rai soprattutto, ma anche Mediaset. Quindi lo fai non per... Durante i quali collegamenti io ho urlato spesso contro l'ipocrisia della Chiesa, contro... Quindi diciamo non lo fai perché sei matto, ma per una critica, no? Cosa significa matto? Vorrei chiederlo a te o a chiunque, cosa significa? Ritengo che ti ho già risposto, quindi questa domanda forse potevi farmela in anticipo, avendoti risposto e rispondendoti da circa 4-5 minuti, chiedo a te se ritieni che sia matto o meno. Io no, però molti dicono questo è matto, questo ha problemi, così. Ma chi è che pure Emilio Fede io, dice. Ma io a 13 anni ho avuto un prete che mi ha rovinato la vita con un bastone, quindi è ovvio che può non avere problemi una persona che a 13 anni ha avuto un prete che l'ha violentato. Quello che dice Emilio Fede non mi interessa. Emilio Fede, fino a prova contraria, è un uomo che al momento ha dei processi per indagato per prostituzione minorile, quindi credo che lui abbia ben più problemi rispetto al sottoscritto, che denunce ne ha tante, 3.000 querele, ma non ha mai, ringraziando Dio, creato né all'ordine pubblico né alla società reati tali e gravi come quelli di Emilio Fede. Quindi Emilio Fede può dire quello che vuole, la gente può dire quello che vuole, sta di fatto che io, esiste un mio sito internet dal 2004 che è gabrielepolini.com, ho lasciato decine e decine di interviste anche ai emittenti stranieri, dalla BBS, alla CNN, a ProSieben, a RTL, a France Day, in 17 anni, ci sono giovani che si scelgono di dedicarmi tesi e tesine di laurea, dal 2002 ne ho avute 3 tesi e una tesina, questo significa, io che ho la terza media inferiore, che tutto sommato sono sicuramente un grande rompiscatole, però non sono, evidentemente no, credo che sia una registrazione quella, perché non è indiretta. Sicuramente quello che io non diamo l'orario, sicuramente è una registrazione, quello che io di cui non mi sono mai preoccupato è rispondere agli insulti e alle critiche se una persona non conosce un individuo o un fatto. Quindi se uno dice quello è matto senza documentarsi e capire per quale motivo si comporta in una certa maniera, il problema è sempre suo, non mio. Perché c'è un vecchio detto, non si sauton, prima di puntare il dito sugli altri è meglio tentare di conoscere noi stessi, che credo che sia, anzi credo, è la cosa più difficile che possa esistere, quella di conoscersi. E fa anche, devo dire, molto paura arrivare a
ad avere una certa consapevolezza del proprio io. Fa paura perché quando uno si conosce, conosce anche i propri limiti, quindi le proprie difficoltà, no? Emotive. Vabbè, aspettiamo una diretta, quindi. Evviva, grazie a te.